Se ti dicessi che un giorno potresti svegliarti e vedere il tuo conto corrente chiuso e ritrovarti con un nuovo conto corrente aperto senza sapere nulla, che cosa mi diresti? In realtà è ciò che sta accadendo proprio con la banca Intesa San Paolo, che d'ufficio sta chiudendo determinati conti correnti e sta trasferendo i correntisti presso un'altra banca del medesimo gruppo. Dal 16 ottobre infatti inizierà una fase di passaggio forzoso di 300.000 clienti di Intesa San Paolo alla nuova banca online EasyBank, che fa parte dello stesso gruppo proprio di Intesa San Paolo. In questo passaggio saranno interessati solamente clienti prevalentemente digitali, cioè coloro che svolgono le normali attività di banca attraverso l'app e non quelli che si rivolgono spesso allo sportello. Ciao, io sono Michele Masiero, consulente finanziario indipendente per Atene SCF, e se anche tu hai un conto corrente in Intesa San Paolo ti consiglio di guardare il video fino alla fine per capire di che cosa accadrà, e se hai dei conoscenti, amici e parenti che hanno un conto corrente in Intesa ti consiglio di condividere questo video per fargli capire che cosa accadrà da qui ai prossimi mesi. Questo spostamento dei clienti da Intesa San Paolo alla nuova banca online EasyBank è solo all'inizio. Come ti dicevo prima, infatti dal 16 ottobre verrà spostata solo una piccola parte dei correntisti, cioè circa 300.000 utenti. La banca in realtà però ha già annunciato che proseguirà con questa operazione di cessione dei clienti e quindi del trasferimento da Intesa San Paolo a EasyBank nei prossimi mesi. Questa operazione interessa circa 4 milioni di utenti, tra cui anch'io sottoscritto sono compreso. La comunicazione di questo trasferimento in realtà è avvenuta a giugno 2023 e la modalità con cui è stata comunicata questa variazione ha scatenato veramente molte proteste da parte degli utenti di Intesa San Paolo. L'avviso di modifica unilaterale del contratto infatti è stata fornita da Intesa San Paolo secondo le modalità preferite dall'utente. Significa semplicemente che se avevi scelto inizialmente di ricevere le comunicazioni via mail, le avrai ricevute via mail. Se invece come me hai deciso di ricevere le comunicazioni via app, avrai ricevuto questa comunicazione nella sezione notifiche dell'applicazione di Intesa San Paolo. Il problema è che questa comunicazione, che era davvero davvero importante, è finita nel marasma delle comunicazioni secondarie che la banca manda spesso. Questo ovviamente ha comportato nella stragrande maggioranza degli utenti, compreso me, il fatto di non riuscire a notarla in mezzo a tutte le altre notifiche e quindi non prendere coscienza di questo trasferimento in tempo. Infatti se vai a guardare negli avvisi tramite la tua applicazione di Intesa San Paolo troverai anche questa comunicazione, che secondo me avrebbe dovuto avere un maggior risalto ed essere comunicata in maniera più efficiente e sicuramente più efficace. Infatti, proprio per questo motivo, l'Unione Nazionale dei Consumatori ha annunciato di aver presentato un esposto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Antitrust, proprio per le modalità con cui è stata comunicata questa operazione, che in realtà per moltissimi utenti di Intesa San Paolo è passata inosservata. Parlando ora degli effetti che avrà questo trasferimento da una banca all'altra, si sta parlando sicuramente di un trasferimento tutt'altro che indolore. Infatti ci tengo molto a ricordarti che con il trasferimento da Intesa San Paolo alla nuova banca online EasyBank ti verrà cambiato anche l'IBAN del tuo conto corrente. Posso già immaginare la tua reazione e ti do anche ragione, nel senso che prova a vedere tutte le domiciliazioni fatte sul tuo conto corrente che dovranno essere cambiate e comunque verificate per capire se i pagamenti, i vari read e le varie cose stanno avvenendo in maniera corretta come prima. Per non finire qui, ci sarà anche un'interruzione delle operatività in un lasso di tempo di qualche giorno. Infatti per quella platea di utenti che dicevamo prima, quindi circa 300.000 correntisti di Intesa San Paolo, dal 9 al 16 ottobre non sarà possibile effettuare alcuna operazione. Cosa voglio dire? Che non sarà possibile effettuare bonifici e non sarà possibile utilizzare l'home banking. Questo per i 300.000. Poi successivamente la stessa cosa avverrà per i futuri 4 milioni di correntisti che subiranno questo cambiamento. Quindi adesso, per andare oltre ai disguidi che ti ho appena citato, ho confrontato le varie opzioni e le varie condizioni delle due banche. Quindi ho confrontato le condizioni di EasyBank con le condizioni di Intesa San Paolo e adesso ti mostrerò il risultato e ti dirò anche come fare se non vuoi essere trasferito alla nuova banca online. Faccio un piccolo passo indietro per farti capire chi verrà trasferito e chi no, così hai modo di capire se rientri nella casistica e se rientri anche tu in questa fase di trasferimento. Il principio che ha spinto Intesa San Paolo a fare il passaggio a questa nuova banca online EasyBank è il fatto di trasferire i clienti che hanno un'operatività prevalentemente digitale,
Che cosa significa tutto questo? Significa semplicemente che se tu usi per la tua operatività bancaria prevalentemente l'applicazione della tua banca rispetto al recarti in filiale, allora sei uno dei clienti target che potranno essere spostati nel nuovo conto corrente online di EasyBank. Tuttavia non tutti i clienti verranno trasferiti d'ufficio alla nuova banca, ci sono delle eccezioni e adesso ti mostro quali sono. Innanzitutto chi ha più di 65 anni non sarà soggetto a questo trasferimento e quindi potrà continuare a utilizzare la banca Intesa San Paolo come faceva prima anche recandosi in filiale. Poi non verrà trasferito chi ha un fido sul proprio conto corrente, non verranno trasferiti i clienti con giacenze superiori ai 100.000 euro, e non verrà trasferito chi ha effettuato più di 10 operazioni in filiale nell'ultimo anno. Se il video ti sta piacendo e lo stai trovando utile, fammelo sapere iscrivendoti al canale e lasciando un like. Bene, ora stai pensando magari che alla fine è un conto corrente, che cosa ti cambia? Bene, adesso andiamo a vedere nel dettaglio che cosa cambia con il cambiamento del conto corrente. Beh, fondamentalmente chi è stato trasferito non potrà più effettuare operazioni in filiale o sul sito della banca, ma potrà utilizzare solamente l'app di EasyBank. Questo significa che se un giorno tu dovessi aver bisogno di emettere un assegno circolare o di fare un'operazione particolare allo sportello, non ti sarà possibile. Intesa San Paolo annuncia inoltre che le carte di debito e le prepagate potranno continuare ad essere usate senza problemi. Tornando un attimo indietro, voglio parlarti appunto del cambiamento dell'IBAN dovuto a questo nuovo conto corrente. Infatti è un fastidio non da poco se ci pensi, tutto il lavoro che c'era da fare nei vari portali dove andare a inserire il nuovo IBAN per ricevere gli addebiti e le domiciliazioni in maniera corretta. In linea teorica Intesa San Paolo dichiara che si occuperà lei di trasferire tutte le domiciliazioni e gli addebiti vari su un nuovo conto corrente senza alcun passaggio da parte nostra. Voglio darti un consiglio rispetto a questa cosa, cioè di non affidarti troppo appunto a questa dichiarazione, perché se vai a leggere sulla informativa che ti è arrivata tramite app, quella di cui ti parlavo all'inizio, del cambiamento del trasferimento del conto corrente, potrai trovare l'elenco degli addebiti che Intesa San Paolo non si preoccuperà di andare a trasferire per conto tuo. Sempre in linea teorica, i bonifici che arriveranno sul vecchio conto corrente saranno trasferiti sempre da parte di Intesa San Paolo sulla nuova banca fino al 16 ottobre del 2024. Se hai dei mutui e dei prestiti attivi con Intesa San Paolo al momento del trasferimento, questi potranno essere pagati direttamente dalla nuova banca online EasyBank. Sembrerebbe infatti che il trasferimento riguardi solo il conto corrente e non tutto quello che riguarda ad esempio le cassette di sicurezza, i mutui, i prestiti e i libretti di risparmio. Arrivati a questo punto vado a farti il confronto tra conto EasyBank e conto Intesa San Paolo. Al di là dei problemi legati al cambiamento dell'IBAN e al trasferimento di tutte le utenze di cui abbiamo parlato fino adesso, probabilmente ti stai domandando se questo cambiamento alla banca online può portarti dei vantaggi in termini economici. Insomma, in poche parole ti stai chiedendo se è un vantaggio passare a EasyBank oppure no, perché alla fine ti costa uguale o di più. Per capirlo analizzo prima l'offerta di EasyBank e poi vado a confrontarla con l'offerta di Intesa San Paolo in modo da avere un paragone numerico e chiaro. Che cosa prevede quindi il conto EasyBank? Beh, innanzitutto c'è un piccolo dettaglio che voglio portarti alla luce. Infatti EasyBank non è un vero e proprio conto corrente, ma è un conto di pagamento. Ciò significa che se sei un investitore non è possibile abbinarci un deposito titoli e inoltre non prevede la possibilità di avere uno scoperto di conto o un fido. Nello specifico, per i conti di pagamento di EasyBank sono previsti tre piani. Il primo piano è Easy Lite, cioè canone zero con carta digitale inclusa. La carta fisica costa 12 euro. Se hai quella precedente puoi tenere quella che avevi prima senza nessun costo. I prelievi dei contanti sono a 0 su ATM di Intesa San Paolo e di 1,10 euro su altri ATM. Il bonifico online è costo 0 e l'istantaneo costa 40 centesimi. Come in Intesa San Paolo, gli addebiti diretti costeranno 80 centesimi. Il pagamento di CBIL e PagoPA 1,30 euro. Il secondo piano si chiama Easy Smart e ha un canone mensile di 3,90 euro. La carta di debito digitale e fisica sono incluse nel canone, si paga 10 euro l'eventuale personalizzazione e i prelievi di contante costano 0 sugli ATM di Intesa San Paolo e 40 centesimi sugli ATM degli altri istituti. I bonifici online, anche quelli istantanei, in questo caso sono gratis e gli addebiti diretti in questo caso sono inclusi nel canone mensile.
Il terzo e ultimo piano che propone EasyBank si chiama Easy Prime e prevede un canone mensile di 9,90€, dove tutte le voci di costo che abbiamo visto fino adesso sono tutte incluse. Come ti dicevo prima, sul conto EasyBank non è possibile avere un fido o uno scoperto di conto, ma è possibile richiedere una cosa particolare che si chiama anticipo dello stipendio. Questo, come ti suggerisce il termine, è l'anticipo del tuo stipendio, che può avvenire da 15 fino a 3 giorni prima dell'accredito dello stipendio sul tuo conto corrente. Questo lo puoi effettuare da app, infatti farai tutte le operazioni da app d'ora in poi. Una cosa importante che voglio farti notare è che questo anticipo dello stipendio può essere utilizzato anche per chi percepisce una pensione, quindi si può richiedere anche l'anticipo della pensione con le stesse modalità di prima. Ad esempio, per farti capire cosa si può fare con questo anticipo dello stipendio, tu da 15 giorni prima fino a 3 giorni prima dell'accredito dello stipendio puoi domandare un anticipo, ad esempio di 1.000€, e ti verrà applicata una commissione di 1,85€. Nello stesso mese tu puoi fare più richieste del tuo anticipo dello stipendio. L'importante è che l'ammontare totale non superi l'80% dello stipendio che normalmente percepisci. Ovviamente l'anticipo dovrà essere restituito tutto nel giorno in cui ricevi l'accredito dello stipendio sul conto corrente. Stai molto attento però a usare questo strumento, perché il TAEG, cioè il tasso finito, cioè il costo di questo finanziamento o una specie di finanziamento, è del 7,8%, quindi non è proprio regalato questo denaro, quindi usalo solo in casi di estremo bisogno. Passo ora a fare confronto con il conto di Intesa San Paolo rispetto ai piani che abbiamo visto fino adesso di EasyBank. Quello che ho letto su questa vicenda sembrerebbe che i nuovi clienti di EasyBank arrivati da Intesa San Paolo usufruiranno di default del servizio EasyPrime. Questo, se non te lo ricordi, era il terzo piano che abbiamo visto prima della banca EasyBank. Questo trasferimento a EasyBank, secondo Intesa San Paolo, avverrà attraverso condizioni più favorevoli rispetto a quelle precedenti. Ad esempio, ad un trentenne che aveva un conto corrente a zero spese, tipo me, viene proposto di non pagare il nuovo conto corrente fino al compimento dei 35 anni di età. Superata tale soglia, il conto corrente inizierà a costare 3,90 al mese. Inoltre, fino a 35 anni non pagherò e non pagherai, se hai meno di questa età, l'imposta di bollo e avrai la facoltà di poter cambiare tra uno dei tre piani della banca anche dopo il 16 ottobre del 2023. Quindi se rientri nella casistica dell'esempio che ti ho appena fatto, non cambierà moltissimo al momento per te. Discorso diverso se ad esempio sei un o una quarantenne o una cinquantenne. Porto l'esempio di una donna di 40 anni con accredito diretto dello stipendio sul conto corrente e una giacenza media di 3.000€. Inoltre ipotizziamo che questa donna, che chiameremo Sara, ha un bancomat e ha 7 bonifici sul conto corrente e altri 7 bonifici su un'altra banca. Inoltre, durante il corso dell'anno ha prelevato su altri sportelli di altri istituti 12 volte e ha la domiciliazione di 3 utenze, quindi circa 18 bollette l'anno, su quel conto corrente. Ho fatto un conto a spanne e paga all'incirca 74€ col conto corrente normale di Intesa San Paolo. In questo caso col conto EasyBank andrebbe a pagare circa 47€ l'anno, quindi in realtà per questo caso ci sarebbe un grosso risparmio. Sulla carta, per te che utilizzi il conto in maniera digitale, sembrerebbe non essere uno svantaggio passare a questo nuovo conto online, almeno per quanto riguarda l'aspetto economico. Chiaro però che nulla vieta a EasyBank di variare le condizioni economiche in futuro. Queste variazioni inoltre sarebbero anche a norma di legge, infatti puoi andare a leggere le condizioni e la possibilità da parte degli istituti finanziari di effettuare queste modifiche sul testo unico bancario all'articolo 118. Se non vuoi passare ad EasyBank, ecco che cosa puoi fare. Innanzitutto mettere un mi piace e iscriverti al canale e poi proseguire con il video, perché adesso ti spiego che cosa devi fare per non passare ad EasyBank se non lo vuoi fare. Se hai già ricevuto la comunicazione del cambio banca a giugno, allora avevi tempo fino al 12 settembre per poter comunicare alla banca di non voler cambiare conto corrente e di non essere trasferito e quindi rimanere in Intesa San Paolo. Al momento quindi, se rientri in questa casistica, non è più possibile fermare questo trasferimento e l'unica cosa che ti resta da fare, se non ti piace il tuo nuovo conto corrente, è quello di chiudere il conto ed aprire un nuovo conto corrente o su Intesa San Paolo oppure su un'altra banca. Se decidi di chiudere il conto corrente EasyBank e andare ad aprire
uno nuovo nuovamente in Intesa San Paolo, ti verranno applicate le migliori condizioni come se fossi un nuovo cliente. Questo solamente se le nuove condizioni sono più favorevoli di quelle che avevi precedentemente quando avevi il conto normale di Intesa San Paolo. Ovviamente prendi con le pinze quello che ti dico, perché sono gli studi che ho effettuato dalle informazioni che stanno circolando adesso. Ovviamente la responsabilità non è mia, quindi se poi ci sono cambiamenti rispetto alle cose che ti sto dicendo, la responsabilità è esclusivamente di Intesa San Paolo. Quindi se sei un correntista di Intesa San Paolo, tieni d'occhio le notifiche nell'app di Intesa San Paolo, se hai deciso di ricevere le notifiche attraverso l'app, o via mail se hai deciso di tenere la corrispondenza con la banca via mail. Infatti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi arriveranno le comunicazioni per quella restante parte di clienti che non sono ancora stati trasferiti, circa 4 milioni. Dal momento in cui riceverai questa comunicazione dovresti avere un po' di tempo per evitare il passaggio. È importante però che tu legga la comunicazione, perché all'interno troverai le date entro le quali sarà possibile fermare questa operazione. Mi raccomando, controlla spesso, perché altrimenti l'unico modo che avrai per tornare indietro, fatto passare questo termine, sarà quello di dover chiudere il nuovo conto EasyBank per poter tornare ad aprire uno nuovo su Intesa San Paolo, un passaggio fastidioso che può essere evitato se controlli frequentemente. Voglio darti le mie considerazioni personali sull'operazione. Innanzitutto vedremo che cosa dirà l'antitrust e l'Unione Nazionale dei Consumatori rispetto all'esposto che è stato fatto per la comunicazione e la modalità di comunicazione della banca Intesa San Paolo per questa operazione veramente grande. Quindi questo ce lo potrà dire solo il tempo, se è stata una cosa fatta correttamente oppure se è stata un po' torbida. Faccio le mie considerazioni finali come correntista, quale sono di Intesa San Paolo, quindi mi sto mettendo esattamente nei tuoi panni. Diciamo che io ho subito questo trasferimento da parte di Intesa San Paolo e già questo magari potrebbe darmi fastidio. Inoltre io adesso ho una banca totalmente online che rispecchia esattamente le stesse caratteristiche di moltissime banche che trovo online al giorno d'oggi. Che cosa ha fatto Intesa San Paolo per incentivarmi a restare in EasyBank dopo avermi trasferito d'ufficio e quindi in maniera forzosa in questo nuovo conto corrente, avendomi creato anche dei disagi per dover cambiare l'IBAN e gli accrediti su vari conti e su varie utenze? La prima cosa che mi viene in mente e voglio dirti è che sicuramente è più conveniente a questo punto, dato che tanto devo tenere un conto corrente online, aprirne uno che almeno vada a remunerarmi il mio capitale e i soldi depositati. Infatti ti sto parlando del conto corrente BBVA, che almeno essendo online e a zero spese, tutto a zero, sul sito è indicato anche per sempre, poi anche lì sono magari tattiche di marketing, col tempo possono cambiare quelle condizioni, ma fino a gennaio del 2025 questa banca, cioè la BBVA, mi va a remunerare i soldi depositati all'interno del conto corrente, e quindi non un conto deposito, al 4% lordo annuo. Quindi mettendo sulla bilancia le due banche, sicuramente a parità di condizioni BBVA vince su EasyBank. E infatti il mio consiglio è, la prima cosa che mi viene da dirti è che a questo punto, visto che tanto devi avere un conto online, uno vale l'altro, e fai in modo che almeno quello che ci depositi ti venga remunerato. Se vuoi saperne di più sul conto BBVA, ho fatto un video, ti lascio il link per andarlo a vedere, e voglio ricordarti che sto parlando di un conto corrente remunerato al 4% lordo, quindi 2,97 netto, e non un conto deposito vincolato. Quindi avrai un conto corrente esattamente come quello che hai adesso, che utilizzi per le tue entrate e le tue uscite, che verrà pagato al 2,97% netto all'anno fino a gennaio del 2025. Spero che questo video ti sia stato utile e che ti aiuti a non trovarti in una condizione come quella di essere trasferito forzosamente senza neanche essertene reso conto, e che possa averti dato uno spunto per decidere se continuare a utilizzare la banca online EasyBank oppure la banca online BBVA o un'altra banca di qualche tipo che andrai a scegliere. Quindi se il video l'hai trovato utile, lasciami un like, iscriviti al canale e fammi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensi di tutta questa faccenda, se per te il modo di comunicare di Intesa San Paolo è stato chiaro, trasparente ed è corretto, oppure se poteva essere migliorato. E fammi sapere se hai già subito trasferimento o se intendi cambiare banca visto questo nuovo video e queste novità che ti ho portato oggi. Noi ci vediamo al prossimo video.